Salve a tutti e bentornati su The Italian Maker. Oggi parliamo di zaini. Questo già lo conoscete, è il Mantona che l'abbiamo già recensito in un precedente video, vi mettiamo il link in descrizione. E è uno zaino perfetto per fare trekking, chiaramente fotografico, è molto ben imbottito, ha molto spazio, ha molti spallacci, ma abbiamo pensato se volessimo camminare, fare un giro semplice in città portando poca attrezzatura. Comunque questo risulta ingombrante e un po' pesante, quindi abbiamo pensato di scegliere qualcosa di un po' più compatto per la città. Ecco qua il nostro Urt, uno zaino cittadino, come vedete ha un design molto più minimal, molto più urban street, è più leggero, pesa circa mezzo chilo in meno a vuoto, chiaramente ha meno spazio e meno capacità, ma adesso andiamo un po' a analizzarlo. Gli spallacci sono meno imbottiti dell'altro, così come lo schienale, ma comunque presentano una buona morbidezza, quindi chiaramente non per lunghe passeggiate, ma per girare in città è molto comodo. Partiamo dalla parte principale, ovvero l'aspetto fotografico. Si accede tramite questa cerniera e qui praticamente vediamo la grossa differenza di questo zaino, dove all'interno non c'è uno scomparto foto vero e proprio, ma si può estrarre questa valigetta con la sua cernierina e la maniglietta per il trasporto, con una buona imbottitura diviso in due scomparti, quindi si può tenere una macchina fotografica con l'obiettivo montato più un altro obiettivo. Chiaramente, come vedete, non può portare un 70-200 o una 1D, è per macchine un po' più compatte, come può essere appunto la Fujifilm X-T4 con cui stiamo registrando il video, di cui vi lasciamo il link in descrizione, o comunque macchine più appunto per uso street cittadino. Ha anche qua una piccola taschina dove possiamo mettere batterie, schede di memoria, eccetera. E la cosa carina è che questo può essere rimosso e messo in qualunque altro zaino, quindi nel caso dovessimo fare un viaggio dove abbiamo bisogno di uno zainone da 60-70 litri, possiamo anche mettere questo all'interno di un qualunque zaino non fotografico. Come vediamo appunto questa tasca, tolto questo, rimane comunque una buona tasca che si può anche usare per mettere ad esempio delle scarpe, essendo separato dal resto, se si vuole usare, che ne so, per andare al lavoro e poi andare in palestra e si vogliono avere delle altre scarpe. Qui presenta un'altra taschina e inoltre ha la possibilità, aprendo qua, di invece togliere il pavimento, diciamo così, dello zaino e avere con poi l'entrata superiore una profondità piena se si ha bisogno di molto spazio. Quindi andiamo a vedere che altre tasche ha. Ha qua sopra un'altra taschina in cui potete mettere accessori, chiavi, portafoglio, batterie, eccetera. Altre due taschine laterali, una di qua e una di qua. Non sono molto profonde, più o meno ci sta la mano, però comunque comode. E andandolo ad aprire invece, dentro troviamo una tasca con una buona profondità e dei gancetti che adesso vi spiego a cosa servono. Qui pure c'è una tasca foderata con del feltro ben imbottito che permette di ospitare un computer fino a 15 pollici, quindi ottimo anche appunto business. Qua, come vedete, ho abbassato il pavimento, quindi ho tutto lo spazio, se no chiudendolo ho comunque un buon volume. E la cosa carina è che qua ho altre taschine, delle taschine qua, spazio per la penna, eccetera. L'interno è di un materiale molto chiaro che permette quindi una migliore visibilità all'interno e trovare immediatamente gli oggetti. Quindi questo è molto comodo. Poi ha anche una tasca segreta qua dietro, una piccola cernierina, c'è qui una taschina per nascondere gli oggetti più di valore, più questo buco passante che permette di inserirla in un trolley se si vuole viaggiare. Come vi dicevo, questi cordini hanno dei gancetti qua di ferro che si possono andare ad agganciare a dei buchini che hanno qua, e l'altro è qua, e ci permette di agganciare cose esterne e legare oggetti, sia di qua che di qua. Possiamo con questi cordini legare, come ad esempio un cavalletto o uno stativo, altri accessori fotografici che possono servire, o se no anche, che ne so, se lo usiamo per andare in moto ci possiamo attaccare il casco o altre cose del genere. Quindi carini, e c'hanno una taschina qua dentro in cui si possono riporre. Un'altra peculiarità di questo zaino è l'aspetto ambientale, infatti è fatto con più del 70% di materiale riciclato, quindi abbastanza attento all'ambiente. E in più questa azienda è molto attenta all'ambiente perché per ogni zaino che acquistate pianterà un albero, quindi è anche sostenibile. Un'altra cosa molto bella è che, come vedete, non ha nessuna tasca per il raincover perché non ne ha bisogno. Tutto il materiale è 100% impermeabile, quindi può prendere pioggia con
con anche all'interno la nostra attrezzatura fotografica, senza nessun rischio di rovinarla, perché appunto è completamente impermeabile. È disponibile in due colori, nero e bianco. Noi l'abbiamo scelto nero, appoggiandolo in giro, magari bianco risultava un po' sporchevole magari sul sotto. E il sotto è un pochino imbottito anche senza aver dentro la custodia per tenerlo in piedi o comunque poterlo appoggiare senza grossi problemi. Senza la custodia dentro è ancora più leggero, quindi è proprio uno zaino cittadino fantastico, ma che all'occorrenza permette appunto, aprendolo qua, di inserire la nostra custodia fotografica. E voilà, e siamo pronti all'uso. Si può, per una sicurezza estrema, chiudere tutte e due le cerniere. Se no, noi in realtà lo stiamo utilizzando lasciando quella dentro aperta per essere più pronto all'uso e chiudendo soltanto quella esterna. Alla fine la sicurezza è già buona, il rischio che vada in giro non c'è perché il soffitto è chiuso. Quindi anche semplicemente senza rimuovendo tutto lo zaino dalle spalle, facendo così si riesce comunque a accedere alla fotocamera. Nonostante non abbia una tasca di accesso laterale, ha una buona apertura e non ci obbliga a doverlo tagliare dalle spalle per estrarre la fotocamera. Quindi sicuramente comodo. Come potete vedere ha una buona vestibilità, è compatto sulla schiena, sta bene, non ha dei gancini per agganciarlo qua o in vita come gli zaini da trekking, però appunto è per un uso urbano, quindi punta a un design minimal e più bilanciato ed equilibrato. È molto comodo, leggero, sembra quasi non averlo sulle spalle, chiaramente in questo momento è vuoto, però già da vuoto si sente che è molto leggero e si sente che il materiale è di qualità, è fatto bene, un bel tessuto impermeabile. Non so se avete notato le cerniere, tutte le cerniere hanno una finitura che le rende impermeabili e impossibile di penetrare all'acqua. Inoltre lo zaino è garantito a vita in tutti i suoi componenti, cerniere, spallacci, cuciture, è tutto garantito a vita. Quindi sicuramente questo Urth è un ottimo acquisto, vi mettiamo il link per acquistarlo. Fateci sapere se è un prodotto che vi piace e se vi possono interessare video di questo tipo, di questa tipologia di prodotti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video e attivare la campanellina per continuare a seguirci. Un saluto da The Italian Maker.